Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Carbon Week, 7 giorni al carbone. Nella settimana delle festività pasquali prosegue la programmazione di Oro Verde, c'era una volta in Colombia. La storia della scalata di una famiglia indigena dal mondo dell'allevamento a quella del narcotraffico, raccontata da Cristina Gallego e Ciro Guerra. Lo zio, il nipote dello zio, il nipote del nonno, sono rappresentati nelle dita della mano, in modo che il voyou non dimentichi le sue origini. Saranno molte anche le proiezioni Border, creatore di confine di Ali Abbasi, lo stupefacente racconto fantasy ambientato nei boschi scandinavi. Come nelle favole. È da umano sentire queste cose. Non voglio più vivere come prima. Mercoledì 24 aprile alle 21:15 arriva in prima visione Le Invisibili di Louis-Julien Petit. Una commedia su quattro assistenti sociali che si lanceranno in un'impresa impossibile. Trovare un lavoro per le loro assistite dopo la chiusura del centro diurno per le donne senza fissa dimora. La serata sarà presentata da realtà del territorio, che si occupano tutti i giorni di donne senza dimora. Caritas Mantova, Cooperativa Ortus, Comitato Amici Casa San Simone, Associazione nel Giardino delle Beghine, Centro d'Aiuto alla Vita Mantova. Ho imparato in prigione perché ho ucciso mio marito. No, aspetta, Chantal. Non dico bugie. Dille invece. Audrey non dice che ha un problema con gli uomini. No, scusa, io non ho nessun problema con gli uomini. Ecco, ora Audrey sta mentendo. E non importa. Le lampade le porto da casa mia. Come fanno ad essere autonome se le imbocchi addirittura? Non hai visto il loro sguardo? In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, il Cinema del Carbone, in collaborazione con Ampi, omaggia le donne combattenti nella resistenza con la rassegna La nostra terra libera. Martedì 23 aprile alle 18:15 Marcella Piccinini presenterà il suo documentario La mia casa e i miei coinquilini, un film incentrato sulla partigiana e scrittrice Joyce Lussu, che racconta le lotte femminili in Sardegna, attraverso un'intervista fatta da Marco Berlocchio e materiali d'archivio. Il discorso della memoria, di questa tua vita straordinaria, sempre in lotta con il potere costituito e sempre di resistenza, di non cedere mai. Come si può far passare le cose straordinarie che tu hai vissuto e vivi ancora? Vi salutiamo col cartellone con gli orari di tutte le proiezioni. Ci vediamo la prossima settimana.